Beh, in comune allora, oggi com'è andata la partita oggi? Devo fare io un po'. Giusto. Quindi cosa fate? Io faccio Mordini e lui fa Poggi. Ok. Sì, sì, io sono già partito. Posso ti fare la domanda? Quindi Mordini, soddisfatto della tua partita? Sì, dai, sul fascione sono andato alla grande, come al solito, ho appoggiato l'azione in ripartenza e fase difensivo ho lasciato qualche buco, però va bene, dai. Grazie. La zuccata che ti ha scompigliato la pettinatura, però? È stata una finta. Non mi avevano fatto niente, ho finto per perdere un po' di tempo, esperienza. Lorenzo, come l'hai visto Poggi fuori dal campo? Boh, l'ho visto reattivo. È venuto dentro a mangiare la crostata appena finita la partita. Inizio partita, ho seduto mezz'ora a far finta di fare il complex. Non ha niente al ginocchio, tutto bene quindi. Però senza di lui ci vince. Sì. Rinforzati dall'assenza di Poggi abbiamo vinto a rinforzati dalla mia assenza abbiamo vinto a Montichiari. Tornate nei vostri panni, allora Mordo, oggi vittoria fondamentale. Sì, è stata una bella vittoria, ci voleva. 3 punti d'oro, sicuramente una bella iniezione di fiducia per la prossima partita in casa, che lo ricordiamo è sabato alle 15:30. Sì, sicuramente andiamo a affrontare il Romagna Centro in buone condizioni e soprattutto anche per la classifica, questi 3 punti ci avvicinano ulteriormente al nostro obiettivo. Lorenzo, innanzitutto come stai col ginocchio? Sto bene, domani arriverà l'esito definitivo, poi dopodiché ci valuteremo come comportarci. Oggi che Imolese hai visto? La Grani Imolese, 3 punti fondamentali, molto difficili contro una squadra ostica, però che ci portano appunto un po' di fiducia per dove sabato con Romagna Centro che ci dobbiamo rifare. Questa era una di quelle partite che il guerriero di Casale avrebbe voluto giocare? Le più belle, dove la palla più vicina è 200 metri, così, sono le più belle quelle. Salutiamo i tifosi dell'Imolese. Ciao a tutti e forza Imolese.